Via Fru, Festival delle Radio Universitarie, 3 giorni di musica, radiofonia e sostenibilità. Il Festival delle Radio Universitarie che raccoglie tutte le realtà universitarie. C'è chi fa web radio, c'è chi fa FM, tutti i ragazzi volontari a sostegno dell'idea di fare radio, comunicazione per la comunità universitaria. Si conta che almeno un ateneo su due abbia una web radio o una realtà multimediale che fa informazione per gli studenti. Quindi ci aggiriamo tra le 20 e le 30 entità. Tutti gli anni viene affrontato un tema, l'anno scorso era legalità, quest'anno Pisa ha scelto la sostenibilità, anche in un'ottica di sostenibilità economica. Il festival vuole anche indirizzare la sostenibilità nelle pratiche multimediali e di informazione, quindi anche di coinvolgere la cittadinanza o i ragazzi che vogliono diventare magari giornalisti nel promuovere informazione in modo sostenibile. Tra gli organizzatori del FRU anche Raduni. Ci spieghi che cos'è? Sì, Raduni è l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Nel 2012 Raduni compie 6 anni, questo è il 6° FRU, è stato organizzato in passato a Padova, Catania, Perugia, Salerno, all'Università della Calabria e quest'anno siamo a Pisa. Tu fai parte della radio universitaria di Pavia. Come si chiama? Si chiama UCampus ed è la web radio, web tv dell'Università di Pavia, è nata 4 anni fa e siamo qua anche noi. Quali sono le difficoltà e quali sono invece i punti di forza di queste realtà universitarie? Ecco, all'interno di Raduni ci sono molte realtà molto diverse tra loro, perché le radio universitarie possono avere come editore le università, è per esempio il mio caso a Pavia, la radio istituzionale dell'Ateneo. Ci sono altre realtà dove le radio universitarie sono di associazioni, di gruppi studenteschi o addirittura degli enti per il diritto allo studio. Quindi la realtà è molto variegata, tutti siamo accomunati dai contenuti, dal valore comunitario della nostra radio, le web radio universitarie sono anche laboratori in cui gli studenti possono esprimersi, possono provare anche nuovi format, nuovi generi, sperimentare ovviamente in radio, si fa divulgazione scientifica, si fa pubblica utilità e poi soprattutto nelle città medio-piccole. Beppe Severgnini chiama Pavia, Pisa, P-Cities, proprio perché sono città universitarie. La radio universitaria fa sicuramente anche molta coesione e molta comunità ed è uno strumento molto utile proprio per la comunicazione sia esterna dell'Ateneo ma anche ovviamente interna per la sua comunità, dai docenti ai ricercatori e ovviamente gli studenti.